vedo tanti ragazzi giovani e quindi la soddisfazione di riempire la sala riunioni della sezione di Reggio con tanti ragazzi giovani è molto forte. Quest'anno infatti è un compleanno molto importante per questo premio letterario, perché appunto è ben 10 anni che viene sviluppato questo progetto e viene presentato a tutti gli istituti superiori di Reggio e Provincia questa opportunità, che è sia culturale ma anche di condivisione, di scambio di idee fra i ragazzi, di possibilità di esprimersi. È un concorso che premia le idee, premia i talenti dei ragazzi. Con questi 10 anni sono stati erogati ben 60.000 euro di borse di studio a studenti e scuole. Quindi questo premio letterario in questi 10 anni ogni anno dà 6.000 euro di borse di studio. Non nascondo che è un'emozione importante vedere appunto uno specchio così di giovani presenti qua nel nostro auditorium, e non vi nascondo che è comunque un percorso che è da tanti anni che stiamo svolgendo appunto all'interno dei nostri istituti superiori. Abbiamo aderito assolutamente contenti e convinti. Ci ha fatto anche molto piacere che le nostre tracce, che subito dovevano essere delle tracce non troppo tecniche e quindi noiose, quindi con la possibilità di essere scelte dai ragazzi, in realtà sono state interpretate dai ragazzi in una maniera inaspettata e quindi coinvolgente, parlando di cose anche direi personali e toccanti, che ci hanno in realtà molto colpito e su cui anche noi faremo le nostre riflessioni come agenzia e come compagnia. Nel mio tema ho parlato di un giorno passato con mio papà, è molto importante per me perché abbiamo passato un giorno all'autodromo a vedere la Formula 1, che è una passione che ci accomuna e che lui mi ha trasmesso fin quando sono piccola e che magari in un futuro vorrei trasformare in un lavoro come giornalista. Ho fatto questo concorso, questo tema, in cui ho scelto la traccia numero 2, che in pratica parlava di un rischio che nella vita ho corso, e ho raccontato appunto questo rischio dato da una mia esperienza vissuta in quest'estate in casa protetta, dove appunto mi sono dovuta scontrare con una realtà che è quella del Covid, e in cui abbiamo dovuto lavorare con tutti questi dispositivi di protezione per appunto il rischio che abbiamo corso, tutti gli operatori che c'erano all'interno di questa struttura per non prenderci il Covid, e non mi aspettavo di vincere, però ero consapevole di aver fatto un bel tema, però comunque in tante persone non mi aspettavo assolutamente di vincere. Ho scelto una traccia che mi chiedeva di parlare di un oggetto importante per me. Io mi sono permesso di giocare un po' con questa richiesta per parlare di un libro, La terra desolata di Thomas Eliot, e facendo ciò ho portato una riflessione sulla società di oggi e un confronto su quella che era la sterilità narrata da Eliot nel suo libro e che era propria delle persone a seguito del primo conflitto mondiale, e quella che invece è la sovrabbondanza odierna, se così vogliamo chiamarla, che è quell'insieme di pressioni esterne e di possibilità che ci vengono concesse dal mondo globalizzato in cui viviamo. Io ho portato la traccia numero 4, che parla dell'italianità, dell'orgoglio italiano e come lo stile di vita italiano influisca appunto nella nostra quotidianità. Ho deciso di portarla perché mi sembrava un po' un contrasto all'inizio, visto che io provengo dalla Repubblica Dominicana, quindi sentire una ragazza straniera che parla di orgoglio italiano non è esattamente una cosa comune. Però credo che l'Italia mi abbia dato tanto e insieme alle mie origini mi hanno resa la persona che sono oggi.
Mi piacerebbe ringraziare tanto il mio prof di italiano che mi ha scelta per fare questo concorso, non me lo sarei mai aspettata, e soprattutto la mia coordinatrice che mi è stata vicina in ogni momento durante questi anni. Ho scelto di parlare della traccia 1, in cui si richiedeva di descrivere un oggetto della propria stanza, a noi caro. Ho deciso di parlare di una chiave legata a mio nonno, perché mio nonno è una figura molto importante nella mia vita e infatti fin da piccola ho sempre passato molto tempo con lui a raccogliere i funghi, i tartufi, i riccioni o comunque prodotti tipici del territorio. E mi piacerebbe dedicare questa vittoria, ecco, alla mia famiglia e quindi anche mio nonno e alla mia prof di italiano che mi ha permesso di partecipare al concorso. Nella traccia che ho scelto si richiedeva di raccontare sensazioni, emozioni e ricordi legati al proprio piatto preferito. Io ho scelto le orecchiette che prepara mia nonna, di origine pugliese. Infatti ho finto di tenere un blog di cucina e di pubblicare un articolo nel quale ho voluto raccontare come purtroppo per un periodo della mia vita questo piatto si sia trasformato in un vero e proprio ostacolo, ma come poi io sia riuscita fortunatamente a ritrasformarlo in quella insieme di emozioni di affetto che mi legano ai miei nonni.